Giornata conclusiva ieri per il seminario di studi sulla Baronia Sarnelli a Ciorani di Mercato San Severino, promosso dalla comunità religiosa dei Redentoristi. Quello dei Sarnelli fu uno dei più antichi e nobili casati del Regno di Napoli. Nella seconda metà del 1600 il barone Angelo Sarnelli acquisisce la baronia su quello che oggi coincide con il comprensorio di Ciorani di Mercato San Severino, e lo fece ad esaudimento della volontà di suo nonno Girolamo, il quale si recava a caccia in compagnia dell'allora viceré di Napoli Antonio Zapata y Cisneros in queste terre, alle quali era rimasto sempre legato anche dopo essersi trasferito nella capitale per rivestire prestigiose cariche governative tra il 1619 e il 1622. Si deve a lui la riforma monetaria varata dal viceré nel 1621. L'idea iniziale era quella di donare tutti quei possedimenti ai padri camaldolesi affinché vi fondassero un monastero. In seguito la famiglia Sarnelli conobbe Alfonso de Liguori, a lui affidò il territorio della baronia e proprio a Ciorani nacque la prima casa dei padri redentoristi. Celebrando questi appuntamenti e queste date solenni nella storia della nostra congregazione, il vero messaggio ci viene proprio dalla Chiesa, che ci invita a rivivere e a riapprofondire quella grande spiritualità che animò Alfonso Maria de Liguori, che è l'evangelizzazione. L'anno della nuova evangelizzazione interpella in maniera singolare, particolare, tutti noi redentoristi. Qui tutti noi redentoristi abbiamo imparato a gustare la vita buona della spiritualità redentorista. Qui abbiamo appreso i rudimenti di un percorso vocazionale che solamente nella pace, nella quiete e nel grande spessore di formazione che si riceveva qui a Ciorani abbiamo potuto comprendere il significato di un progetto.